Allora, guarda, sono tutti personaggi che conosco, che vengono da storie, da vite, professioni diverse, ma sono sicura che nessuno di queste persone, di questi colleghi, affronterà una prova del genere senza mettercela tutta. Questa è la forza di questo programma. Nessuno viene per prendere in giro se stesso e gli altri, viene per divertirsi, ma con grande rispetto per quello che va a fare. Quindi sono molto contenta di tutti loro. Ma io penso proprio di sì, il successo sono loro che ci portano ad essere ascoltati attraverso la loro bravura, la loro ironia, eccetera. Poi qualcuno ho letto che dice sempre: ah, ma non sono famosissimi, non sono qui, non sono lì. Ci sono state edizioni in cui personaggi sono stati rilanciati e oggi sono sulla cresta dell'onda. Uno di questi, lo dico con grande gioia per lui, è Amadeus. Lui è venuto qui che non era l'Amadeus di oggi, oggi fa quasi tutto, se non c'è Carlo c'è Amadeus, e quindi secondo me si è preso nella maniera giusta questo programma, può essere veramente di grande aiuto. Beh, non c'è un segreto, c'è semplicemente la musica che prende un po' tutti e le risate, l'allegria che prende un po' tutti, e poi c'è questo famoso mistero di come uno possa entrare nell'ascensore normale e uscire fuori che è un altro, ovviamente, quindi affascina anche soprattutto i più piccoli questo aspetto qui, come si fa a entrare in un ascensore e trasformarsi. Credo sia la leggerezza e la musica, che è un collante universale. Venerdì sera per 11 settimane su Rai 1 alle 21:15, 21:30 con tale e quale show.